Buongiorno e benvenuti a questa edizione delle notizie del giorno delle 6 del mattino del 8 settembre 2019. Mattarella bussa all'Unione Europea a rivedere il patto di stabilità. In un messaggio al forum Ambrosetti, il capo dello Stato chiede di favorire il rilancio degli investimenti, dell'istruzione e della ricerca. L'Italia svolga un ruolo di primo piano per un progetto europeo lungimirante. L'Ecofin informale di Helsinki della prossima settimana potrebbe essere una prima occasione per discutere delle regole di bilancio dell'Unione Europea. A Cernobbio torna la fiducia dell'Europa e nell'Europa. Lemaire serve un patto per la crescita. Il ministro francese promuove il governo italiano, opportunità di rilancio dei rapporti tra i due paesi. Lodi anche da Tsipras, importante per un'Europa progressista. Sondaggio del forum Ambrosetti, ok Macron e Merkel, bocciato Johnson, rimandato a settembre Conte. Amendola dice serve una svolta fondata su coesione e crescita e il governo lavorerà per un cambio di passo. Unione Europea Gentiloni, l'Italia deve avere il ruolo che le spetta. Il futuro commissario dice in una fase cruciale per l'Europa il nostro paese non può rimanere alla finestra. Salvini attacca il governo, ministri incapaci, il leader leghista alla salute, uno che non capisce nulla di sanità, alle infrastrutture e ai trasporti, una brava signora del PD che nella vita si è occupata di conserve di pomodoro. Venezia Cinema, Joker conquista il Leone d'Oro a Marinelli, il premio di miglior attore. Trionfa al Lido, il clown cattivo di Philips, l'Italia si consola con il premio Coppa Volpi al protagonista di Martin Eden, che dedica la vittoria a chi salva vite in mare. Gran premio della giuria a Jacuzzi di Polanski nella mattinata, il sit-in di protesta a favore dell'ambiente con il sostegno di Mick Jagger. Monito di Papa Francesco, la deforestazione compromette la vita sul nostro pianeta. Il pontefice in Madagascar, salvare la biodiversità, no al degrado delle foreste a vantaggio di pochi. 100.000 i giovani presenti nel campo diocesano di Suamandrachi Zai per la veglia. Coppia scomparsa a Piacenza, trovato il corpo della donna, arrestato Sebastiani. L'operaio tornitore di 45 anni fermato per omicidio e occultamento di cadavere, ha condotto i carabinieri in una casa isolata di Costa di Sariano. Nelle vicinanze è stato scoperto il cadavere di Elisa Pomarelli. Scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia, Trump, un primo gigante passo per la pace. Operazione storica tra Mosca e Kiev, 70 detenuti, 35 russi e 35 ucraini, tra loro anche il regista Oleg Sentsov. L'Iran si allontana ancora dall'accordo sul nucleare, arricchimento dell'uranio sopra il 20%. L'Agenzia Atomica di Teheran abbiamo iniziato a introdurre il gas all'interno delle centrifughe. Offese a Salvini, la RAI valuta la sospensione cautelativa per San Filippo. Il giornalista dice riscriverei tutto il post senza citare la figlia. Formula 1, Leclerc in pole position a Monza, quarta la rossa di Vettel. Seconda e terza la Mercedes di Hamilton e Bottas. Grazie per aver ascoltato questo notiziario. Vi rimando alla prossima edizione. Arrivederci.